Ciao a tutti cari amici di GZ Mobile, abbiamo qui oggi questo Nokia Lumia 620, un dispositivo di fascia bassa di Nokia, Windows Phone appartenente alla serie Lumia quindi, un device uscito ormai da qualche mese sul mercato a un prezzo di listino di 250 euro, ma che grazie alla svalutazione si riesce a trovare anche nei negozi online e fisici tra i 120 e i 150 euro. Si propone quindi come valida alternativa ad altri terminali Windows Phone, ma anche ad altri terminali Android di pari fascia. Vi faccio vedere subito cosa troviamo nella confezione. Abbiamo il caricabatterie da muro e il cavo micro USB USB, la solita manualistica, come vedete, e gli auricolari standard non in-ear di qualità, secondo me, appena sufficiente, niente di eccezionale. Partiamo subito con le caratteristiche tecniche. Abbiamo un processore dual core da 1 GHz, Snapdragon S4, scheda grafica Adreno 305 e 512 MB di RAM. Non abbiamo un hardware di ultima generazione, ma come sappiamo su Windows Phone non ci servono quad core con 2 GB di RAM per vedere la fluidità. Abbiamo inoltre una fotocamera da 5 megapixel che registra in HD e una fotocamera anteriore da VGA. Vi faccio subito vedere le caratteristiche hardware. Abbiamo la parte frontale, la fotocamera VGA, la capsula auricolare, il logo Nokia, i tre tasti soft touch retroilluminati. Nella parte destra abbiamo il bilanciere del volume, il tasto blocco, sblocco e spegnimento del telefono, il tasto fotocamera. Nella parte posteriore abbiamo la fotocamera da 5 megapixel che registra in HD, il flash LED, il logo Nokia e altoparlante di sistema. Nella parte bassa il microfono, la porta micro USB, parte superiore jack da 3,5 e il microfono. Nella parte sinistra non abbiamo niente, è completamente pulita. Dimensioni 61,1 mm di larghezza, 115,4 di altezza e 11 mm di spessore. Da questo si deduce cosa? In mano abbiamo un touch and feel veramente eccezionale, possiamo dire per questa fascia di prezzo, estremamente comodo, leggero. Pur essendo plastica, diciamo che la cover posteriore fornisce un grip veramente molto buono. L'unica cosa che non mi piace, diciamo, sono le ditate, come vedete, ne trattiene fin troppe. Partiamo subito con l'accendere il telefono. Abbiamo la solita schermata di sblocco Windows Phone. Poi, allora, reti. Abbiamo un quad band edge. HSPA 21 megabit per secondo in download, 576 in upload, GSM, quindi abbiamo tutta la connessione necessaria. Wi-Fi dual band ABGN, Bluetooth 4.0. Abbiamo tutto tranne l'LTE, abbiamo anche l'internet condiviso, quindi il tethering. Effettuiamo una chiamata per testare viva voce. È inesistente o momentaneamente non disponibile. Se desidera informazioni sui numeri di telefono, chiami l'89 2000. Come avete sentito, l'audio è veramente molto buono. Sono rimasto quasi sorpreso da questo altoparlante perché non mi aspettavo sinceramente una qualità del genere. Non gracchia ed è pure alto. Vi faccio vedere subito anche con una canzone. Come vedete, l'audio è veramente molto buono. Un ottimo lavoro da parte di Nokia. Passiamo alla parte foto, video. Accediamo alla fotocamera tramite il pulsante fotocamera. Utilizziamo come soggetto questo Nokia Lumia 520. Perfetto. Muta discreta, non è malaccio, veramente buona, diciamo. Allora, all'esterno, queste sono foto che ho effettuato in questi giorni. Questa è una macro all'esterno, è venuta veramente bene. Anche questa è venuta buona, un po' di rumore digitale in alcune zone dove c'è ombra, ma comunque discreta. Dove soffre il controluce, come vedete,
c'è abbastanza rumore digitale, ma comunque pochi dispositivi fanno foto buone anche nel controluce. Questa è una macro all'interno, venuta sufficiente secondo me, e questa è la stessa ma col flash, è venuta molto bene. Possiamo dire che all'esterno le foto vengono bene, a parte il controluce dove soffre un pochino, e all'interno con l'adopero del flash LED si fanno anche belle foto. Questo è il video che ho girato in 720p. Ciao a tutti, Devo dire che i carissimi. video vengono girati in 720p e vengono anche bene. Non abbiamo stabilizzazione ottica, naturalmente, abbiamo soltanto stabilizzazione digitale. Devo dire che non abbiamo cali di frame rate, i colori sono naturali e vengono anche decisamente bene i video. Non sono per niente mossi, abbiamo un po' di, naturalmente abbiamo un po' di qualche vibrazione, ma per essere una stabilizzazione digitale non possiamo chiedere di meglio. Sufficiente comunque, anzi, più della sufficienza vista la fascia di prezzo in cui si trova questo dispositivo. Vi faccio vedere foto di immagini per testare il display. Questo è un nero e come vedete è davvero molto buono. Nokia soprannomina questo display Clear Black LCD perché? Perché ha un nero che è sopra la media per essere un LCD. Questa è una foto, un contrasto bianco-nero ed è veramente buono. Questo è il bianco che non tende all'azzurino, anzi è molto molto bianco. Mi sono dimenticato di dirvi che è un 480x800, mi pare, non mi ricordo se l'ho detto sinceramente, pecca un po' in definizione, lo noterete anche su The Verge. Luminosità buona. Andiamo appunto su The Verge. Ok. Siamo sotto Wi-Fi. Ok. Adesso aprirà la versione mobile, infatti. Allora, vi dico subito che il browser è molto fluido. C'è qualche problema di glitch grafico ogni tanto, qualche difficoltà nel rendering. Comunque, per questa dotazione hardware, diciamo che è veramente buono. Come vedete, anche se siamo sotto caricamento, Pinch to zoom, il pan è molto buono. Vedete un po' di problemini nel rendering come adesso, però diciamo che si comporta bene. Come vedete, se teniamo lo zoom out al massimo, si nota non le scritte che non sono perfettamente, cioè non si leggono benissimo le scritte. Magari vedendolo vicino, non so se riesce a zoomare, a mettere a fuoco, no. Non riesce, comunque vi assicuro che le scritte da questa distanza, diciamo, si fa fatica a leggere, bisogna zoomare. I colori, comunque vi ripeto, sono naturali. Andiamo a vedere la scritta The Verge, che è arancione, infatti, anche qua è arancione. Il display non è, tra le impostazioni non ho notato la possibilità di aumentare la sensibilità per guanti, per utilizzarlo con i guanti e le unghie. Diciamo che rispetto a 520 perde questa possibilità, ma anche con i fratelli maggiori 820, 920. Quindi mi pare strano che il 520 abbia questa possibilità, il 620 no, ma comunque io non l'ho trovata. Passiamo allora, vi faccio vedere un video. Andiamo su YouTube, scusate, su YouTube, il solito helicopter. Allora. Ok. Un video in HD, anzi un 1080p. Come noterete, l'audio è veramente ottimo. I colori
colori risultano buoni, pecca un po' in definizione, infatti si nota che il display non è così definito, però è, diciamo, fruibile. Vi ripeto, l'audio è veramente buono. Passiamo allora a fluidità generale. Come vedete, Windows Phone non ha bisogno di presentazioni. Gira perfettamente anche con dispositivi ben meno prestanti. Cosa inserisce Nokia? I soliti Nokia Drive, Nokia Mappe, Nokia Musica, quindi alcuni software, diciamo che migliorano l'esperienza d'utilizzo di Windows Phone. Devo dire che Nokia Drive, Nokia Mappe sono applicazioni che funzionano veramente bene. Abbiamo un Office, quindi per gestire file, Excel, PDF, eccetera. Lo store, allora, ha fatto decisamente un passo in avanti rispetto al passato. Riusciamo a trovare anche applicazioni che prima non c'erano, ma mancano ancora quelle, diciamo, più specifiche. Comunque si nota che Microsoft sta lavorando anche sotto questo punto di vista. Infatti, era stata resa da poco disponibile Instagram in versione beta, infatti l'ho scaricato. Ecco qua. Facebook è migliorata, WhatsApp anche. Diciamo che lo store sta migliorando. L'unica cosa che non mi piace ancora è che alcuni giochi o non sono presenti o escono dopo tanto tempo, come nel caso di Temple Run. Per esempio, Asphalt 8 che c'è su Windows 8, su Android è gratuito, mentre qui è ancora a pagamento. Quindi questa è l'unica cosa che non mi piace. Ho nominato Temple Run e vi faccio vedere come gira. È un dispositivo che non è la massima. Diciamo, non è il massimo test per verificare le qualità della GPU, della CPU, però in qualche modo lo stressa, li stressa. Non è velocissimo nel caricamento. E noterete che c'è qualche calo di frame rate. Non è la massima fluidità comunque, non so se dalla videocamera si riesce a vedere, c'è qualche piccolo piccolo scatto, ma che comunque non compromette assolutamente l'utilizzo. Ok, possiamo staccare. Conclusioni finali, allora, un dispositivo che secondo me vale la spesa, diciamo i 150 euro, 120 euro li vale. Sicuramente si propone come una valida alternativa ad altri terminali. Mi piace tantissimo l'altoparlante esterno, che pur essendo posto in una condizione magari non proprio felice, comunque veramente molto valido. La fotocamera è buona, diciamo per questa fascia di prezzo pochi dispositivi riescono a far meglio, anzi non me ne vengono neanche in mente. Poi la fluidità, la sappiamo tutti, Windows Phone eccelle. Poi abbiamo un display, secondo me, che è un po' sottotono per quanto riguarda la definizione, ma che comunque per quanto riguarda i colori riesce a difendersi davvero molto bene. Batteria, non vi ho parlato, è un po' sottotono, è una 1300 mAh, si fa fatica ad arrivare alla sera con un uso intenso, ma con un uso moderato, diciamo di soli chiamate, poco internet, un po' di social network, si riesce ad arrivare a sera. Detto ciò, vi saluto, commentate, noi risponderemo sempre da Leonardo Girandola alias GL per GZ Mobile.